Salve amici, immagino che la maggioranza di voi è al corrente del fatto che i termini Cristo e Messia indicano entrambi lo stesso concetto, cioè Cristo è un termine greco, Messia che significa, Cristo significa unto di Dio, giusto? Potete verificarlo su qualsiasi dizionario. Cristo significa unto di Dio. Messia, cosa significa? Ecco, Messia invece ha una radice ebraica come termine e significa unto di Dio. Quindi, o che usiamo il termine Cristo, o che usiamo il termine Messia, stiamo indicando la stessa funzione, unto di Dio. A proposito, sapete come i testimoni di Geova chiamano i loro santi, i loro 144.000, i santi, anche i testimoni di Geova hanno i loro santi, anche se non li adorano, li chiamano unti di Dio, anche questi sono praticamente sono dei cristi, perché appunto Cristo significa unto di Dio, Messia significa unto di Dio, e i testimoni di Geova hanno i loro unti. Non capisco cosa questi abbiano a che fare con l'identità del Cristo o con l'identità di Messia, visto che appunto Messia e Cristo significano unto. Ma in sostanza questo termine Messia, unto di Dio, a cosa si ispira? A quale rituale si ispira? Ebbene, la Giudea e comunque Israele ha avuto nel tempo i suoi re, i suoi regnanti. Abbiamo per esempio Saul, poi hanno avuto il re Davide, poi il figlio di Davide, Salomone, Ezechia, insomma tutta una serie di re, di regnanti. Questa nazione ha avuto i suoi regnanti. L'investitura del regnante, quindi stiamo parlando di un politico, no? Mi seguite, no? Colui che funge da regnante, da re di una nazione, è un politico. Questo regnante ha una funzione politica. Il termine Messia è l'equivalente di primo ministro, è l'equivalente di presidente della Repubblica, è un termine politico, Messia. Cristo, per gli ebrei, è un termine politico, sta a indicare una funzione politica. Non ha nulla a che vedere con lo spirito, con la divinità, con l'adorazione e con la devozione. Messia o Cristo è un termine politico, indica una funzione politica. Il rituale, ciò che l'investitura, il momento dell'investitura di questo re, era appunto, consisteva nel inginocchiarsi davanti al sommo sacerdote ed essere unto, gli veniva versato dell'olio sulla testa. Una volta versato quest'olio sulla testa, il rituale era compiuto e questo era praticamente l'investitura per essere riconosciuto come re della nazione, ed era un regnante. Quindi unto di Dio, Messia, altri non era che i regnanti, ogni regnante che si sono susseguiti, quindi in questa nazione, in Israele, a partire da Saul, ogni regnante era un unto, ogni regnante era un messia, ogni regnante, usando il termine greco, era un Cristo. Non so se è chiaro, perché la cosa è così semplice, è così talmente semplice, che invece purtroppo il cristianesimo ha distorto tutto quanto, no? Per dare un senso diverso, un significato diverso a tutto questo. Dunque,
Cosa mancava invece alla nazione di Israele? Da un certo punto, insomma, quando questi furono sbattuti a Babilonia, no? Quando furono a un certo momento della storia dispersi, esiliati a Babilonia, dopo che i babilonesi li mollarono praticamente, li lasciarono rientrare nella loro patria, no? Qui parliamo di V, VI, VII secolo avanti era volgare, da quel momento in poi, sì, è vero, rientrarono in patria, in qualche modo ricostruirono un po' la nazione, le città, ma Israele non ha più avuto un messia, Israele non ha più avuto un re, Israele non ha più avuto un Cristo, cioè uno che svolgesse il ruolo politico di governare la nazione. Quindi questa nazione visse un momento di, ecco, furono in balia di altri popoli, un po' del popolo greco, poi arrivarono i romani. Insomma, sì, è vero, Israele rientrò da Babilonia, non tutti, molti rimasero in esilio, molti ebrei in quell'occasione, ma non riuscivano ad avere un re. È una nazione che si rispetti, all'epoca riteneva importante avere un proprio governo, avere una propria figura istituzionale, per una questione anche identitaria nei confronti delle nazioni vicine. Attendevano un messia, attendevano qualcuno che si prendesse, che fosse in grado, che fosse, avesse l'attitudine da leader, da poter essere un Cristo, da poter essere un messia, da poter essere unto con l'investitura e l'incarico ufficiale per regnare su questa nazione. Ma niente, arrivò questo maestro, questo gran maestro che portava una visione della vita differente. Stiamo parlando di Joshua, quello che viene volgarmente chiamato Gesù Cristo. Molti del popolo si illusero che questo finalmente poteva essere la persona giusta, l'intellettuale giusto, la persona con l'intelligenza giusta, con la visione politica migliore per governare finalmente la nazione. Lo volevano fare re dei giudei, avrebbero voluto, ma pare che a quest'uomo non interessava questo incarico, insomma. Dunque, per i giudei che erano tanto desiderosi della venuta di un Cristo, che è venuta, cioè che finalmente qualcuno fosse in grado di guidare la nazione, quindi un Cristo, un Messia, un unto, che avesse doti, grandi doti da leader, furono delusi. Non, le loro aspettative non furono soddisfatte in quel momento e rigettarono quest'uomo che, insomma, aveva ideologie differenti, insomma, così ci raccontano i Vangeli, ovviamente. Ma gli ebrei non hanno mai pensato neanche minimamente che questo Messia che loro aspettavano avesse caratteristiche da salvatore del mondo, da salvatore dell'uomo dal suo peccato originale, che si doveva sacrificare come funzione espiatoria per i peccati del mondo. No, ma dove? Ma quando? Questa è tutta una montatura costruita, messa in piedi dal cristianesimo. Questa è tutta una sceneggiata, una coreografia messe in piedi dal cristianesimo. Un Cristo del genere, un Messia del genere, un unto del genere, non lo ha mai aspettato nessuno in Israele. Nessuno in Israele ha mai preteso che arrivasse un uomo che si prendesse carico dei peccati del mondo, del peccato, per eliminare il peccato originale, il Salvatore dell'universo, la prima venuta di Cristo. Oggi addirittura ci sono cristiani che aspettano la seconda venuta di Cristo. In realtà il Vecchio Testamento non ha mai neanche preannunciato una prima venuta di un Cristo di quel tipo.
Il termine Cristo, Messia, unto, ripeto, è un termine politico. È un termine che indica un personaggio con un ruolo, una funzione politica. Nulla a che vedere. Questo Cristo che il cristianesimo ci ha persuaso a credere che era il figlio di Dio, del Dio del Vecchio Testamento, altri dicono che invece no, addirittura è Dio del Vecchio Testamento, fattosi uomo, incarnato. Questa è un'invenzione dei cristiani. I cristiani, il cristianesimo ha manipolato anche l'Antico Testamento pur di far quadrare questa logica, pur di inventarsi una profezia piuttosto. I testi ebraici non raccontano questo, non ne parlano affatto, non si parla di una vergine. Il termine vergine, che ha un indicatore particolare, Betulla, se non sbaglio, mi dicevo mio amico ebreo, non compare proprio nel Vecchio Testamento. È un'aggiunta del cristianesimo, ovviamente, che tra l'altro nelle ultime versioni bibliche, anche quelle cristiane, stanno eliminando questa dicitura di una vergine che avrebbe dovuto partorire il figlio di Dio. Cioè non... Questa è un'invenzione tutta cristiana. Personalmente io sento di rispettare quanto invece ci spiegano, quello che ci spiegano gli ebrei del loro libro. Il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento, un testo ebraico, scritto dagli ebrei per gli ebrei. I cristiani ce lo hanno proposto in una versione tutta, insomma, manomessa. Avevano bisogno ovviamente di far quadrare il loro filologico, la loro teologia, no? Tutta questa struttura mentale che hanno creato, insomma. Non so se è chiaro il concetto del significato di questi termini, cosa indicano in realtà e cosa falsamente siamo stati indotti ad aspettarci, a credere, sia della cattiva fede degli ebrei, gli ebrei che hanno rigettato il Cristo, gli ebrei che hanno ucciso, crocifisso, messo al palo, inchiodato al legno il figlio di Dio. Ma dove? Erano proprio così pazzi, secondo voi, gli ebrei da non riconoscere un eventuale Cristo profetizzato e indicato nel loro testo? Voi credete davvero di essere migliori, di essere più intelligenti degli ebrei? Cioè voi cristiani credete che voi siete quelli che hanno capito tutto, mentre gli ebrei stupidi, stolti, non sono stati in grado di intendere che i loro testi in realtà stavano parlando di quell'individuo che lo hanno rigettato. Che sbaglio, che errore. Gli ebrei ancora aspettano Cristo. Gli ebrei aspettano ancora Cristo. Gli ebrei aspettano ancora il Messia. Gli ebrei aspettano ancora questo unto. E sì, perché la nazione ebraica è stata scomposta da allora. E da allora non ha più avuto un regnante, un leader, un re, un capo della nazione. Un'azione ricostruita per intero e con una sua identità e con un re, un Cristo, un regnante, un primo ministro, chiamiamolo come vogliamo, qualcuno che comunque si faccia carico della nazione. Ecco perché ci sono ebrei che ancora aspettano, è normale che aspettano il Cristo, perché Cristo significa re, primo ministro, governante, non figlio di Dio come lo intendono i cristiani. Il Cristo degli ebrei, il Messia degli ebrei, l'unto degli ebrei, non è lo stesso unto, Messia e Cristo dei cristiani. Non ha nulla a che vedere, sono due entità differenti. Eppure so che stupidamente molti cristiani presuntuosi, arroganti, quasi sentendosi esclusivamente possessori della verità, credono che gli ebrei siano stati degli stupidi. Ovviamente non hanno capito. E si sono anche inventati il termine anticristo. E certo,
Se leggiamo il libro, per esempio, la lettera di Secondo Giovanni, Secondo Giovanni si parla dell'anticristo. Ok, ma anticristo de che? Anticristo di cosa? C'è l'anticristo anche per i musulmani. Anche i musulmani hanno l'anticristo. Anche i giudei hanno l'anticristo, chiamati in maniera leggermente differente. Anche nel giudaismo esiste l'anticristo, ma a cosa si riferisce? Cos'è l'anticristo nel giudaismo? Per i musulmani l'anticristo cos'è? Che funzioni svolge? Ovviamente i cristiani, si sa, nell'anticristo ci hanno infilato qualunque idea, Satana con in braccio l'anticristo per distruggere questa istituzione cristiana, appunto gestita dalla Chiesa, cioè, ma stiamo parlando di tradizioni comunque che hanno a che fare con gli ebrei, con i giudei nello specifico, con i giudei. Quindi forse dovremmo cercare di capire originariamente qual era il senso di questi termini, di queste frasi, di queste dicotomie per i giudei. Almeno cerchiamo di capirne le origini, da dove arrivano, da dove ci arrivano, cosa indicano veramente, piuttosto che le interpretazioni che di questi, invece, di questi termini, ne ha in maniera spregiativa fatta il cristianesimo. E guai, c'è gente che si sente in colpa, è stata portata a sentirsi in colpa perché non ha condiviso le stupidaggini, le interpretazioni, le manomissioni del cristianesimo. Eppure, voglio farvi portare all'attenzione un testo importante. A chi possiamo dare la responsabilità delle origini di queste manomissioni culturali e ideologiche? Chi ha stabilito, chi ha creato questo percorso che si è mano a mano allontanato dal suo significato originale? Quel famoso personaggio che si è inventato di essere stato, che ha raccontato, no? Di essere stato fulminato sulla via di Damasco con il solo intento di eliminare il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo, che era altri non era che una ideologia culturale, un percorso culturale. Vi leggo un testo dal titolo lo inserirò nella descrizione del video. Aprite la descrizione e troverete diversi link che vi possono permettere, insomma, di fare un approfondimento vostro e poi magari allargarvi. La persecuzione anti-essena guidata da Paolo di Tarso. Molti studiosi che si sono occupati della storia delle prime comunità cristiane hanno avanzato in maniera più o meno scoperta l'ipotesi di una discendenza diretta delle prime comunità gnostiche, non agnostiche, non confondiamo gnostiche senza A davanti, dalla antica comunità essena guidata da Giacomo, fratello di Gesù. Queste ipotesi trovano un riscontro preciso nelle Recognition. Recognition è un testo della letteratura clementina. È il nome dato a una storia d'amore religiosa che pretende di contenere una registrazione fatta da un Clemente, stiamo parlando di Papa Clemente I, che come Domiziano suo cugino di discorsi che coinvolgono l'apostolo Pietro insieme a un resoconto delle circostanze in cui Clemente divenne il compagno di viaggio di Pietro e di altri dettagli della storia familiare di Clemente. L'autore è talvolta chiamato Pseudo Clemente, come distinto da Clemente di Alessandria. Sono sopravvissute due versioni di questa storia,
Una versione si chiama Homélie Clémentine, che consiste in 20 libri ed esiste nell'originale greco. L'altro si chiama Clémentine Recognition, per il quale l'originale greco è andato perduto, ma esiste una traduzione latina fatta da Tyrannus Rufinus, morto nel 410, era volgare. Quindi, stiamo leggendo un contenuto preso da questo testo di Clemente I. Queste ipotesi trovano un riscontro preciso, abbiamo detto, un'opera scritta tra il 65 e il 70 d.C. Comunque è un libro scritto tra il 65 e il 70 d.C., dove troviamo scritto che al termine di un discorso di Giacomo nel Tempio di Gerusalemme, Paolo di Tarso è entrata, Paolo di Tarso quello che perseguitava appunto i cristiani, ma quali cristiani perseguitava Paolo? Che quali cristiani ce n'è di diverso tipo. Stefano fu ucciso da Paolo, Paolo di Tarso. Paolo di Tarso, persecutore di cristiani, quali cristiani? È entrato nel Tempio tuonando contro gli Esseni, Paolo di Tarso, gli Esseni di Giacomo, perché erano passati dalla parte di Simon Mago, uno dei primi grandi maestri gnostici. Si era proprio giunti al momento che stavano per essere battezzati quando un tipo, si tratta di Paolo di Tarso, nostro nemico, dicono, chiamano ancora Paolo di Tarso, nostro nemico, entrando con altri pochi nel Tempio, cominciò a gridare: «Ma che state facendo, o israeliti? Perché vi fate ingannare con tanta facilità? Perché vi lasciate accalappiare sconsideratamente da una banda di disgraziati ingannati da Simon Mago?» E questo lo si trova Recognition primo verso 70. Le Recognition raccontano che Paolo in quell'occasione ha cercato addirittura di uccidere Giacomo. Nel frattempo quel nostro nemico aggredisce Giacomo e lo scaraventa giù dalla sommità della scalinata, ma credendolo morto si trattiene dall'infierire oltre. Libro 1 verso 70 sempre. Dall'analisi di questi testi appare evidente che Paolo di Tarso perseguitava gli Esseni di Giacomo, questi cristiani, i cristiani Esseni, cioè gli eredi diretti dell'insegnamento di Gesù, non perché cristiani, ma perché avevano accolto l'interpretazione di Simon Mago che aveva dato dell'insegnamento di tipo gnostico di Gesù, il Messia di Aronne degli Esseni, e avevano rifiutato quello dalla più chiara impronta politica di Cristo, il cosiddetto Messia di Israele degli Esseni. Probabilmente Paolo si è convertito alla fede dei due Messia molto prima del suo viaggio verso Damasco, durante il quale, secondo la tradizione, sarebbe avvenuta la sua conversione. Il problema è che gli Esseni di Giacomo, accogliendo l'insegnamento di Simon Mago, avevano ripudiato il loro Messia di Israele, cioè Cristo, e continuavano a professare solo la dottrina esoterica, i contenuti esoterici di questo Gesù. A loro non interessava la parte politica. Paolo e i suoi seguaci probabilmente non hanno accettato i cambiamenti avvenuti nella comunità essena e, dopo esserne stati cacciati, l'hanno combattuta e perseguitata violentemente, come dimostrato proprio dalla scena del massacro degli Esseni nel Tempio di Gerusalemme, guidata da Paolo e descritto nelle Recognition in questo libro. Nelle Recognition Giacomo è definito pontefice o vescovo di Gerusalemme. D'altra parte è stato lo stesso Gesù a designare Giacomo come suo successore nella guida della giovane organizzazione, chiesa, congregazione. I discepoli dissero a Gesù: «Sappiamo che te ne andrai da noi. Chi tra noi sarà il più grande?» Gesù disse loro: «Dal luogo ove sarete, andrete da Giacomo, il giusto, per il quale sono stati fatti i cieli e la terra». Vangelo di Tommaso. Lo stesso Pietro fa riferimento proprio a questa frase, questi sono tutti libri cosiddetti non riconosciuti dalla Chiesa,
eliminati dalla Chiesa. Non sono i cosiddetti libri canonici voluti dalla Chiesa, no? La Chiesa questi libri li ha fatti fuori, li ha eliminati. Lo stesso Pietro fa riferimento proprio a questa frase di Gesù in uno dei suoi discorsi riportati da Clemente per affermare il primato di Giacomo e dei suoi successori. Per questo dovete stare molto attenti a non credere a nessun maestro che non vi presenti la garanzia di Giacomo, di Gerusalemme, fratello del Signore, o di chiunque gli succederà. Se uno non sale a Gerusalemme per ottenere l'approvazione di essere un maestro fedele e capace di predicare la parola di Cristo, se non vi porta di là, ripeto, questa attestazione, non dovete assolutamente credergli. Nei più antichi codici che riportano la lettera di Clemente a Giacomo, fratello del Signore, troviamo inoltre scritto: Clemente a Giacomo, fratello del Signore e vescovo dei vescovi, che regge la Santa Chiesa degli Ebrei a Gerusalemme, ma anche tutte le chiese che sono state ovunque fondate. Questo vuol dire che Giacomo, cioè il maestro di giustizia della comunità essena, è stato il primo papa della Chiesa. Fino alla morte di Giacomo, la carica di pontefice, per questo libro, è chiamato appunto pontefice, coincideva con la carica di maestro di giustizia della comunità essena. I successori di Giacomo nella carica di maestro di giustizia avrebbero continuato a mantenere il proprio indiscusso primato su tutta la Chiesa delle origini, la Chiesa delle origini nel suo complesso, per il fatto stesso di aver accolto l'insegnamento di Simon Mago, che metteva l'accento sugli aspetti più marcatamente gnostici dell'insegnamento di Gesù, è stata, almeno fino alla morte di Giacomo, una delle prime comunità gnostiche. Dico una delle prime perché ancora non conosciamo a fondo la storia delle origini dell'antica comunità mandea. Pietro ha tentato di sbarrare la strada a Paolo di Tarso, affermando che i fedeli non avrebbero dovuto credere a nessun maestro che non presenti la garanzia di Giacomo. Lo scontro tra Simon Mago e Pietro, da un lato, e il successivo ravvicinamento tra Pietro e Paolo dall'altro lato, probabilmente non legati a una lotta per la successione a Giacomo nella carica di maestro di giustizia, cioè di capo della primitiva comunità cristiana che in un primo momento ha visto prevalere Simone e in un secondo momento Pietro, come abbondantemente testimoniato da questo libro Recognition, dagli atti di Pietro, dagli atti dei beati apostoli Pietro e Paolo. Ecco, metterò in descrizione questo link, potete darvi un'occhiata. È normale che la Chiesa, quando ha stabilito quali sono i testi canonici, i libri canonici, ha eliminato questi contenuti, perché ovviamente non funzionali al loro dominio. E oggi tutte queste religioni, gruppi religiosi, sette, organizzazioni che vogliono essere anticattoliche, vogliono essere alternative, dicono di essere seguaci della forma primitiva del cristianesimo, però dove basano le loro dottrine, il loro credo? Sullo stesso libro dove il cattolicesimo, che ha stabilito innanzitutto il cattolicesimo, no? È quella Bibbia appunto creata dal cattolicesimo, ecco, tutte le religioni si basano sul testo di base prodotto dal cattolicesimo. Come possono essere diversi? Come possono avvicinarsi al cristianesimo delle origini se come testo base hanno il testo inventato dalla Chiesa Cattolica? Sarebbe bello, sarebbe interessante avere la risposta a questa domanda. Alla prossima, amici, una buona continuazione.